Salve a tutti e bentornati o benvenuti nella mia cucina. Io sono Nunzigno91 e sono il cuoco folle. Oggi voglio portarvi un secondo piuttosto sfizioso: polpette di melanzane. Questa ovviamente è una mia rielaborazione della ricetta delle polpette di melanzane che ho visto in TV preparata dalla signora Rita del Castello delle Cerimonie. Ed ora introduciamo gli ingredienti. Gli ingredienti per questa ricetta sono i seguenti. Cominciamo con 1,2 kg di melanzane tagliate, sbollentate, scolate, strizzate per bene. 0,5 kg di pane raffermo messo ad ammollo e strizzato per bene. 200 g di salame tagliato finemente. 200 g di formaggio a pasta molle, io ho scelto la prova, ma è a vostra completa discrezione. Delle uova, possiamo cominciare con 6, poi magari si vedrà. 20-30 g di parmigiano grattugiato, del basilico, per l'impanatura della farina mista del pan grattato, del sale quando basta e per friggere olio di arachidi. Come prima cosa bisogna mischiare tutti gli ingredienti. Al pane raffermo si aggiungono dunque le melanzane. Ora è il turno delle uova. Il parmigiano. Ed ora il salame. Foglie di basilico che vanno spezzate a mano al momento. Un pugno di sale. Adesso, dopo aver appallottolato, fa un buco nel centro, mette il formaggio a pasta molle e si chiude. Dopodiché si passa nella farina per impanare e questo più o meno dovrebbe essere il risultato. È arrivato il momento di friggere le nostre polpette. Contenitore con dell'olio caldo, tuffiamo delicatamente le nostre polpette di melanzane. Polpette di melanzane, questo è il risultato finale. Beh, e ora è il momento che tutti voi aspettate, giusto? Il momento dell'assaggio. Si sente il contrasto tra il croccante fuori e il morbido dentro, con il cuore di formaggio filante e il sapore. È un qualcosa di spettacolare. Veramente ve la consiglio questa ricetta, che voglio dedicare alla signora Rita Polese, venuta a mancare. È un grande tributo per questa grande signora. Con questo posso concludere il video. Se vi è piaciuto, lasciate tanti bei like, commentate, condividete, non dimenticate di iscrivervi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Se volete supportare il mio progetto, ricordatevi che potete acquistare il libro delle mie ricette, Le ricette del cuoco folle, link in descrizione. Ricordatevi, sotto troverete la ricetta in inglese e in italiano, sottotitoli. Noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi che se vi sembra buono, mangiatelo!